Birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Let's do it, let's fall in love. In Spain, the best upper sets do it, Lithuanians, and let's do it, let's do it, let's fall. Il nostro paese sta affrontando un momento molto delicato, molto particolare. Forse nella storia repubblicana non c'è mai stata una rottura di rappresentanza forte come in questo momento. Le elezioni siciliane ci hanno raccontato che il 50% degli elettori o non vanno a votare o non sanno per chi votare. Diciamo che il patto sociale tra l'elettorato e i cosiddetti partiti è venuto meno e quindi si aprono delle praterie, si aprono degli spazi molto larghi per nuove formazioni, per un nuovo concetto di politica. Il mondo sta cambiando, figuriamoci se non deve cambiare la politica. Ecco, chi è che oggi ce la può fare? Chi ha il bagaglio leggero e riesce a saltare di là dai disegni che c'erano prima? Beh, guardi, cioè, una cosa sicura, deve levare forse, perché nel 2008 hanno votato 38 milioni di italiani. Ed era già una percentuale rispetto alla storia precedente non molto elevata, ma rispetto a me ai paesi comunque avanzati elevata. Però a oggi nei sondaggi sulle intenzioni di voto rispondono nel campione di tutti gli istituti l'equivalente di 24 milioni di italiani, quindi mancano 14 milioni di italiani nelle intenzioni di voto. Quindi non è che forse è la più grave frattura di continuità, è sicuramente la più grave frattura di continuità, al cui confronto quella del 92-94, la Lega, Mare Pulite, eccetera, è un mare forza 3 rispetto a un mare forza 8. Ecco, quindi la proporzione è questa. Il problema è vedere chi riesce a portare a votare una percentuale così elevata di italiani che non ne possono più, sono scontenti, sono colpiti nel reddito, nel portafoglio, nella testa, nel cuore, non ne possono più di vedere quello che ogni giorno vedono sui giornali dalla politica da molti mesi a questa parte, da una parte, e dall'altra. Se il reato di conversione di voto di protesta lo fa solo chi è più bravo, perché è partito anni prima a farlo, cioè Grillo, perché di questo stiamo parlando. Se Grillo ha preso in 12 giorni di campagna in Sicilia il 18%, diciamo a livello nazionale, se uno fa la proiezione oggi potrebbe arrivare tra il 27, il 28, il 29, senza troppi problemi. La questione quindi è se c'è qualcosa in campo che si crea in tempo sempre più ristretto, capace di parlare a quei milioni di italiani. Tu stai partecipando a un movimento, a un gruppo d'opinione che si chiama Fermare il declino. Professori di economia, economisti, ma anche società civile, perché un italiano che è antropologicamente molto particolare, l'italiano più che da altre parti ascolta la pancia in politica piuttosto che la testa, perché gli italiani dovrebbero seguire un gruppo di intellettuali, di economisti, di persone che dicono cose molto ragionevoli ma molto ragionate? Sì, questo è un po' il consueto problema, se convenga lanciare messaggi spietatamente semplificatori ma di maggior presa piuttosto che no. Ma insomma, ci sono due questioni. Il primo sulla discontinuità rispetto ai vecchi partiti, noi la pensiamo più o meno allo stesso modo, con la differenza che pensiamo di avere anche una proposta, per così dire. La proposta non è solo tecnicamente ragionata, diciamo così, per la parte alta, cioè come si affronta il debito pubblico in una maniera diversa che con più tasse, ma anzi abbattendo, facendo pagare la patrimoniale allo Stato, non ai cittadini, e quindi a quel punto retrocedendo un bel po' di punti di spesa e minor pressione fiscale sul lavoro e sull'impresa. Ma anche una serie di punti che io fino a questo momento non ho visto nemmeno nelle posizioni dei partiti più popolari, cioè la proposta di come si possa in equilibrio senza scassare abbassare il prelievo fiscale e i contributi a cominciare dai giovani e dalle donne, per esempio, è una roba che non ho visto. Certamente noi abbiamo questo limite che dici, cioè noi abbiamo un approccio ragionevole, quindi cosa facciamo? In realtà ci rivolgiamo soprattutto ai milioni di votanti scocciati, esasperati, esulcerati del centrodestra che non hanno una bandiera dignitosa a cui appoggiarsi più.
Perché? Perché sono quelli che poi in 18 anni, alle promesse meno Stato, meno spesa, meno debito e meno tasse, hanno visto i loro voti tradursi nell'esatto opposto, in buona sostanza. E sono la parte preminente, perché Bersani in questo ha tanto criticato, non è un leader di polso, di qua, ma Bersani ha interpretato in maniera, secondo me, intelligente la faccenda delle primarie, cioè lui, cambiando la regola dello statuto e accettando le primarie, recupera e catalizza attenzione sul versante del centro. Poi però rischia di perderle magari, no? Però l'alleanza l'ha fatta compreso Vendola, e l'alleanza, quando anche vincesse Renzi, io credo che perderà, resterebbe il segretario a farla con Vendola, perché è il segretario che dice l'alleanza e fa le liste, quindi saremmo al paradosso di un Renzi che vince le primarie e si deve beccare poi l'alleanza con Vendola e le liste fatte con Vendola. Quindi, allora, però in questo loro stanno ottenendo grande attenzione, infatti stanno crescendo nei sondaggi, non è una cosa stupida. Centrodestra, incapace di intendere di volere, non si è dato nessuna strategia, cioè è come se proprio godesse nel contemplare la propria distruzione. Camillo, riduzione della spesa, riduzione delle tasse, abbassamento del debito pubblico, sono parole che nel movimento al quale partecipa Giannino c'è una risposta. Si tenta di dare una risposta, non si butta così al popolo uno slogan. Cioè, è strutturato il loro programma. Tu dove vedi i difetti in questo gruppo? Ma io l'ho letto il programma, la cosa bella è che è corto, è molto corto, perché ci sono invece dei programmi di partiti politici che sono fatti, sono grossi così, nessuno legge, poi sappiamo che non contano niente, quindi è inutile anche che qualcuno li legga. Però io ho trovato nel loro programma, cioè nel manifesto di Fermare il declino, ho trovato delle genericità, ho trovato delle cose generiche, nel senso che, di economia non è che ne capisca molto, però comunque la riduzione delle tasse è un qualcosa con cui quasi tutti andranno alle elezioni, tranne Vendola, voglio dire, anche Renzi andrà o andrebbe in campagna elettorale parlando di riduzione delle tasse. Quindi voglio dire, non è un... Poi certamente, poi dopo se andiamo a vedere dentro nei dettagli, magari la loro posizione è più argomentata, però comunque non è... Secondo me non è questa chiave di volta così, così clamorosa, così anche sulla riduzione del debito pubblico, cioè fa più presa, ma anche a me personalmente, io sono un sovranista, fa più presa un discorso forse alla Grillo, non so di chi potrebbe farlo, cioè noi non paghiamo più il nostro debito, usciamo dall'Europa, non paghiamo il debito e in capo a 2-3 anni terribili, dopo 2-3 anni terribili poi torniamo padroni della nostra moneta, della nostra valuta e ci riprendiamo come ha fatto l'Argentina, come è stato fatto tante altre volte nel mondo. Ecco. Cioè la mia posizione è questa, voglio dire. Se anche Langone, che dovrebbe appartenere alla categoria dei pensanti, viene preso da Grillo, forse c'è da abbassare. No, non da Grillo, dal fatto di non pagare il debito. Cioè, io sono contro il pagamento del debito. Sono per la sovranità. È possibile non pagare il debito? Poi lo chiediamo anche a Schianchi con economista. È possibile impoverendosi, se per Camillo il prezzo da pagare sono 3 anni terribili con l'abbattimento del valore reale, del reddito, i patrimoni italiani tra il 30 e il 40%, chiunque abbia amici o abbia avuto parenti in Argentina sa che si tratta di passare 3 anni in cui i poveri diventano poverissimi e i ricchi non trovano a chi vendere gli asset di cui si vogliono disfare. L'Argentina è stata così. Certo, poi noi non siamo l'Argentina, però Noi siamo peggio come debito. Noi siamo peggio come debito. No, perdonami, noi siamo come sostenibilità. Siamo, però, come struttura produttiva. La nostra struttura produttiva da questa roba prenderebbe una sberla che farebbe gioire i tedeschi, che sono i nostri maggiori concorrenti. Noi abbiamo un quarto del PIL che di fronte a quasi 30 punti di produzione industriale almeno nel 2007 fa più valore di export del 2007 ed è la vera forza italiana. Se sottoponiamo i loro asset, cioè quello che hanno come patrimonio a questa sberla, i tedeschi brindano, stappano, perché è la cosa migliore che gli possiamo fare ai nostri amici tedeschi concorrenti in quelle produzioni in cui continuano a piazzare 500 più prodotti o il primo, secondo o terzo posto nelle 1000 specializzazioni merceologiche più diffuse nel commercio mondiale. Quindi io capisco la presa. Poi quando avverrà, verrà poco dire che ve l'abbiamo detto, sicuramente l'Argentina al cubo, ecco questo. Invece quando si dice usciamo dall'... Che significa che chiunque può se ne va dall'Italia, cioè i patrimoni e le imprese che hanno più margine all'estero se ne vanno, a restare qua nel casino ci sono quelli che non possono spostare i loro pochi soldi, il loro patrimonio. Dopodiché è una cosa affascinante, Orazio Sol contro l'Etruria tutta. Peccato che nel mondo globalizzato significa avercelo proprio tutto contro. Augusto. Ma io ho avuto per appunto l'occasione di essere in Argentina quando hanno smesso di pagare i debiti e hanno chiuso le banche
e posso assicurare che le persone si sono incatenate dentro le banche. Il non pagare debiti per l'Argentina, che è un paese marginale, credo che sia dal punto di vista del reddito oltre il centesimo posto. L'Argentina ha sempre fatto questa politica, fatto sta che all'inizio del Novecento era il sesto paese industriale del mondo, adesso deve essere il 70° o qualcosa del genere. Quindi dire di non pagare i debiti è distribuire un'illusione assolutamente folle nei confronti delle persone, perché questo vorrebbe dire che noi 3 anni che noi possiamo immaginare sono 3 anni di un disastro totale in cui le forze migliori scappano, come sono scappati in Argentina, perché in Argentina tutta la fascia dei professionisti, la fascia della gente in media con una capacità professionale di valore internazionale sono tutti scappati. L'Argentina si è ripresa svalutando perché l'Argentina è dotata di materie prime che noi non abbiamo, peraltro, si è ripresa per 3 o 4 anni e adesso l'Argentina è esattamente nella posizione di qualche anno fa. Quindi l'idea di non pagare il debito può affascinare qualcuno e purtroppo sarebbe un disastro definitivo per l'economia italiana. Quindi non italiana. Ci sono casi migliori nella storia economica dell'Argentina? No, cioè chi non paga i debiti impiega decenni a recuperare, non anni, decenni. La stessa Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale ha recuperato perché a un certo punto gli hanno condonato i debiti, perché altrimenti sarebbe rimasto in una condizione di minorità rispetto al resto del mondo. Ecco, il rischio è sempre lo stesso. La semplificazione politica non ha mai un fondamento, spesso non ha un fondamento razionale. Allora, spesso si sente anche usciamo dall'euro. Ecco, a mio modo di vedere una cosa che non si dice mai è che essere entrati nell'euro ci ha portato, ad esempio, gli interessi sul debito pubblico. Interessi, dobbiamo parlare sul debito pubblico, un notevole risparmio. Beh, vogliamo ricordare quanto? Più di 500 miliardi. Quasi 700 miliardi a prezzo 2011. Nei primi 8 anni dell'euro siamo passati da 12,8 punti di PIL di interesse sul debito pubblico che pagavamo prima dell'euro a meno di 5 punti di PIL l'anno. Per 8 anni, poi gli ultimi 2 è esploso lo spread, questa roba sommata a prezzi 2011 fa 700 miliardi di euro di risparmio. E l'imbecillità della politica italiana equamente distribuita, perché abbiamo seguito la stessa linea governasse a destra o a sinistra, è stata di dire, ah che bella cosa, ne approfittiamo, invece di tenere ferma la spesa in termini reali e a quel punto diminuire il debito grazie a questo e grazie agli avanzi primari, noi abbiamo alzato la spesa, pressione fiscale record e adesso abbiamo più debito, abbiamo buttato nel water quei 700 miliardi e 500 miliardi di avanzi primari che eravamo pure riusciti a fare. Anzi, ci sommo pure i 200 miliardi di privatizzazione 92-95, sommato fa 1.400 miliardi, l'equivalente quasi del PIL di un anno, buttato via, perché la politica non è stata capace di tenere ferma la spesa. Questo è il conto della serva, sì, del perché gli italiani stiano in questo 2012, in termini di reddito disponibile e consumi, a livelli di frattura record rispetto al 45, perché siamo in entrambi i casi sotto almeno 3%. Ecco, quando diciamo che la politica basa poco sulla razionalità i propri slogan, cosa vuol dire usciamo dall'euro? Tradotto. Tradotto vuol dire che se torniamo a una valuta debole, incorporiamo all'atto stesso in cui decidiamo di fare questo, per fare questo significa dover mettere nei primi giorni limiti alla libertà dei capitali, perché bisogna impedire in qualche modo che chi non se n'è già andato, se ne andrebbero tutti quelli che possono i giorni prima, se ne vada. Tenere chiuso il sistema bancario perché bisogna convertire le valute, bloccare i sistemi di pagamenti internazionali, questo significa fare, e stare con mesi e mesi sui vincoli della libertà dei capitali per tentare che tutto questo che si può deve restare in Italia. Uno, due, a quel punto significa, tornando a una valuta che incorpora di svalutazione e tutti i punti di competitività che abbiamo. Diciamo che l'Italia di oggi sarebbe tra il 30 e il 40% meno rispetto all'euro che restasse in piedi perché ci resta dentro, e automaticamente la cosa vale anche per il dollaro, per essere chiari. A quel punto tutto il reddito e il patrimonio, le attività che vengono convertite in lire, se fosse la lira, valgono in termini reali il 30-40% in meno rispetto a prima. Tutti i debiti invece che hai fuori, che restano denominati in euro e dollari, valgono al 30-40% di più. Quindi fallimenti a catena, per essere chiari, per le imprese, tutti dicono, ma se usciamo dall'euro, la svalutazione, hai visto il rilancio dell'export? Certo, per quelli che restano in piedi, dopo che devi fare la parità tra gli attivi e i passivi denominati in valute diverse, quindi insomma una strage. Professor Savona, cosa significa
quando la politica dice usciamo dall'euro? È un mero slogan o ci sono dei fondamenti su un'ipotesi di questo tipo? Io non credo che sia un fatto di scelta, che questa avevamo prima dell'estate prossima, quando io ho posto il problema di studiare il piano B per non rimanere nell'euro. Oggi non è più una scelta, può essere una necessità, ci arriviamo ancora una volta impreparati. Quindi il discorso è che il meccanismo europeo, nel quale noi innestiamo per giunta una politica, e tutte e due hanno difetti, perché come è noto la creazione della Banca Centrale Europea non prevedeva nessun evento straordinario di crisi che nella storia dell'economia invece si ripete in continuazione, e quindi era un meccanismo imperfetto, e quindi già dal meccanismo vengono danni gravissimi ai paesi, quelli che in questo momento stiamo patendo. Dall'altro, le politiche che ci cali, invece di essere politiche compensative, sono politiche che accentuano i difetti del meccanismo, nel senso che una politica di austerità praticata nel corso di una crisi molto grave, che ha tutte le sembianze della grande crisi del 29-33, aggravano la situazione. Il tutto viene giustificato dal fatto che o tu correggi il sistema, ma queste correzioni le devi fare quando il sistema non è in crisi, oppure il sistema comunque in un caso o nell'altro andrà a finire male. Ecco, noi ci troviamo di fronte a questo dilemma politico. Se parliamo dell'idea che il sistema entra in crisi, se esce l'Italia non è che a un certo punto il sistema va in equilibrio. Questo per un certo momento è stato fatto credere per mangiarci la politica dell'austerità, per digerirci la politica dell'austerità dopo averla mangiata, insomma. Quindi non è che sia un problema di danni che sarebbero causati da, supponiamo, l'uscita dell'Italia dall'euro, se, come io interpreto, l'euro è un meccanismo che non funziona e in più ci mette una politica che è sbagliata. A questo punto non è i danni che si producono, ma quanto, qual è l'alternativa per accettare gli effetti di una situazione come quella da me descritta, o a un certo punto affrontare la situazione di petto noi dall'Italia e decidere di riacquisire la responsabilità in termini di gestione monetaria, quella che si chiama la sovranità monetaria, di mantenerci intatta la sovranità fiscale. Naturalmente per far ciò abbiamo bisogno di nuove alleanze, io l'ho sempre a un certo punto sostenuta, e le possibili alleanze dovremmo bussare alla porta degli Stati Uniti, proprio in questo momento dove l'Italia, essendo infilata ancora una volta in un Mediterraneo in grande agitazione, non è che la possano lasciare in preda a un disordine sociale e a un disordine politico. Se però gli Stati Uniti non accettano, allora l'alleanza potrebbe essere proprio con i paesi del Mediterraneo, e naturalmente quando parlo del Mediterraneo parlo anche della Spagna e della Francia, che la Spagna c'ha già i problemi, la Francia prima o dopo ce li avrà, molto simili a quelli dell'Italia, per cui può darsi che si possa allargare il discorso, naturalmente alleando in questa nuova alleanza anche la Turchia. Certo, se concentriamo, come mi dice, ma probabilmente sotto la spinta della sua domanda, sia Oscar Giannino sia il collega, ovviamente ci saranno delle conseguenze, certo che ci sono delle conseguenze, però le conseguenze saranno ancora più gravi se continuiamo. Posso capire che alla politica, che ha utilizzato sempre la lira e il debito pubblico come valvola di sfogo, l'idea di battere moneta gratis, che da sempre l'illusione dei vecchi monarchi assoluti, non è mai stato vero nella storia che si può battere moneta gratis. A Firenze, nel terzo decennio del 1300, due banche che erano i pilastri della città andarono fallite, e la crisi a Firenze restò aperta per 30 anni, perché un re d'Inghilterra, convinto anche lui di battere moneta gratis, e cosa si faceva all'epoca? Si alterava il titolo della lega metallica in cui era quella moneta, tanto nessuno si rosicchiava, meno argento, più stagno. Sì, sì. Il risultato fu che questa roba mise in ginocchio per 30 anni chi gli aveva prestato i soldi. Cioè, non esiste battere moneta gratis, i pranzi gratis non esistono, neanche nel battere moneta. I politici invece oggi raccontano alla gente
niente. Ah, peccato che non possiamo battere moneta gratis. I cattivi tedeschi ci hanno spodestato, come se non ci fossimo andati noi per guadagnare sulle tasse di interesse. Cioè, mi rendo conto che la storia è un po' complicata. La diffidenza che hanno i partner europei e i mercati nei nostri confronti è uno di vedere tutta giustificata. No, noi cioè Grillo racconta che il debito pubblico italiano è figlio di un complotto franco-tedesco. Allora, naturalmente nessuno chiederà mai conto a Grillo di queste sesquipedali stupidaggini che racconta, perché Grillo significa ecco la scopa, cacciamo i vecchi partiti. Ed elegge gente, io devo dire la verità, mediamente molto, molto, molto credibile e affidabile. Cioè, se andiamo a vedere gli eletti del Movimento 5 Stelle in Sicilia e li paragoniamo agli eletti dei vecchi partiti, è incomparabile il livello di dignità e preparazione dei 15 del Movimento 5 Stelle. Detto questo, il programma economico io spero che lo cambino, perché sennò un'Italia così porta il Fondo Monetario Internazionale, i tedeschi ci mandano al Fondo Monetario Internazionale prima che noi diventiamo il detonatore dell'euro a giugno, ce lo mandano, e il Fondo Monetario Internazionale non va tanto per il sottile. Cosa accade se rispetto agli altri paesi europei che ha già sotto, voglio dire, come il Portogallo, la Grecia e l'Irlanda, inizia dicendo, io almeno il dossier preparatorio italiano lo conosco, degli amici al fondo, costo della pubblica amministrazione rispetto agli altri paesi in via di rientro 4 di finanza pubblica, più 25%, bene, dal prossimo mese in busta paga tutti i dipendenti pubblici senza stare a distinguere, meno 18%, via del tredicesimo, tanto per cominciare. Attenzione, perché queste cose non è che stanno sulla luna, possono avvenire. Tu che sei... Che cose tristissime che sto ascoltando. Tu che sei un anarchico, voglio dire, refrattario a ogni regola. Se no, ma come? Io sarei un uomo d'ordine, ma se ci fosse un ordine... Tu sull'evasione fiscale non sei un uomo d'ordine. Se ci fosse un ordine incombente, ma qui non inconveniente. No, c'era qualcuno che diceva l'economia è una triste scienza, no? Io sento soltanto cose tristi oggi qui a questo tavolo. Ma l'economia analizza la realtà. E come si fa a portare la gente alle urne con questi argomenti deprimenti? Però Camillo, la gente si è resa conto di quanto lo Stato gli ha levato con le tasse. Questo non c'era prima. Fino a pochissimi anni fa la gente era più o meno rassegnata, anzi era convinta, maggioranza, più tasse ci si guadagna chi ha meno. Adesso la gente l'ha capito che non è così. Beh, ancora la sinistra ancora un po' con ragione in questi termini, anche perché noi in Italia abbiamo tanti pensionati, è un paese vecchio, ecco perché gli italiani amano le tasse, perché sulle pensioni dopo entriamo nell'agenda Monti, e sull'agenda Monti ognuno avrà le opinioni che preferisce naturalmente, però sulle pensioni vorrei fare un giro e chiedervi una cosa. Credo che la riforma delle pensioni sia stata una riforma a metà, una riforma delle pensioni che non tocca minimamente le pensioni che vanno oltre 3.000 e 4.000 euro, pensioni maturate in modo legale secondo la legge vigente, però purtroppo c'è una pancia del paese che sta sotto i 1.000 euro. Ecco, credo che in un momento difficile così chi ha avuto di più debba dare un po' di più. Vai a toccare un diritto maturato? Vai a toccare un diritto maturato, abbiamo spaccato il mondo in due, oggi non è più vero in Italia con il mercato del lavoro e con le riforme delle pensioni che abbiamo fatto che tutti i lavoratori sono uguali a prescindere dall'età e dal genere, non è più così. E allora bisogna che le cose siano restituite ai nomi giusti, non chiamare cose diverse con nomi uguali, ergo. Certo che bisogna toccare i diritti acquisiti, nel senso che solo le pensioni superiori ai 4.000 euro mensili, rispetto al 51% degli italiani che hanno 1.900 euro di reddito familiare, solo quelle oltre 4.000 sono 9.400 miliardi l'anno, solo quelle sopra i 3.500 euro sono 12.4 miliardi di euro l'anno. Ergo, siccome chi legittimamente continua a riscuotere pensioni così elevate, tutte figlie del retributivo, cioè agganciate all'ultimo stipendio, rispetto a generazioni intere che vengono dopo, che quando anche lavorassero i 42 anni previsti dalla riforma Fornero oggi, e che cresceranno perché ogni biennio c'è l'adeguamento automatico, l'aspettativa di vita del numero di annualità di contributi da versare, che per il momento comunque non lavorano, quelli, anche se fanno 42 anni, non vanno oltre i 1.400-1.500 euro. Qualunque cosa guadagnino allo stato attuale, cioè c'è un tasso di sostituzione che non arriva al 50%, allora è ovvio che sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista della giustizia intergenerazionale, bisogna intervenire. Sì, bisogna toccare i diritti acquisiti. E purtroppo questa è una realtà con cui bisogna avere a che fare e farvi fronte. Adesso
Che in Italia esista poi una Corte Costituzionale che dice che i diritti acquisiti sono contrari alla Costituzione e quindi si debba intervenire dall'alto, questo è un altro problema. Ma questo è un problema che abbiamo non solo nel campo delle pensioni, ma in altri settori. Certamente la riforma Fornero, il cambio istituzionale di associare alle pensioni il contributivo anziché il retributivo è un cambio che in Europa è stato fatto solo da pochi paesi e quindi questo è un merito da un certo punto di vista del governo, dei tecnici. Certo che non risolve i problemi ma ne crea altri e gli altri problemi devono essere affrontati sul piano politico nei confronti del quale nessuno credo possa chiamarsi fuori, però è necessario ricostituire un quadro di riferimento di tipo legislativo barra costituzionale che va ricostruito in un modo o nell'altro. Camillo, vuoi dire qualcosa sulle pensioni? No, voglio dire, allora, non riesco a capire come sia possibile toccare le pensioni anche in questo modo ragionevole quando non si è riuscito a fare quasi nulla sulle province. Che le pensioni sono una cosa seria, le province sono una farsa, una barzelletta, però questo governo, no, che è potentissimo, che diciamo ha mano libera su tutto, che costringe i deputati a continui voti di fiducia, a cui non possono diciamo sottrarsi, questo governo poi alla fine non è riuscito a eliminare le province, voglio dire, che è una cosa su cui teoricamente tutte le forze politiche, diciamo quasi, sono d'accordo, quasi non la Lega, magari no, però insomma quasi tutte sono d'accordo da decenni, però questo governo qui non è riuscito a farlo. Quindi, le pensioni, mi sembra una cosa aspetta Camillo, se ci pensi la riforma delle pensioni l'hanno fatto in 24 ore, sai perché? Perché non tocca le finanze dei partiti e della politica, le province è più difficile perché tocchi i soldi dei partiti e della politica, questa è la risposta. E purtroppo io non lo dico a cuor leggero. Allora abbiamo un governo politico, finto tecnico. Ma è un governo sostenuto da una maggioranza politica. Un governo a tutti i difetti di quelli politici senza avere tutti i meriti di quelli tecnici. Però forse la politica poteva mandare avanti il governo Monti a fare il lavoro sporco di abolire le province e lavarsene le mani. Non hanno fatto neanche... Adesso non so di quale politica voi state parlando. La politica, da che mondo è mondo, di fronte all'idea di dover rinunciare a una fonte di finanziamento, a parole dice di sì, di fatto la notte con gli emendamenti tenta di evitarlo. La verità vera, il motivo per cui Grillo vince, è che quando diventa evidente che è così, e non è mai stato così evidente nella storia repubblicana, ecco perché chi è fuori è l'unico portatore di novità, perché la gente capisce che purtroppo solo chi è fuori da questo meccanismo bestiale, meravigliosamente illustrato da James Buchanan, che naturalmente noi non spieghiamo agli studenti nel nostro paese, e che invece è venuto in Italia a studiare negli anni 50, la grande scuola di scienza della finanza, per cui era famosa la destra storica alla fine dell'Ottocento. Siccome noi ce le siamo dimenticate questa roba qua, sia nella prima che nella seconda repubblica, i partiti vecchi e nuovi hanno creduto che la gente rimanesse da sempre con una fetta di prosciutto di fronte agli occhi, di fronte al fatto che percentuali di appropriazione sempre maggiore delle risorse economiche apparissero agli occhi della gente come qualche cosa di non paradossale e comunque giustificabile. Invece poi avvengono i punti di rottura, in quei punti di rottura solo chi è fuori rappresenta la rottura, perché sei fuori dal meccanismo per il quale nel Consiglio regionale del Lazio c'era Fiorito, ma c'era pure quello dell'Italia dei Valori, sì, e così via. Non è che puoi dire che la gente non gli sia chiaro. Non è uscito nessuno da questo. Ma non vuol dire che tutti sono uguali, ma è un sistema. Però la gente oggi pensa che sono tutti uguali. In Italia ci siamo abituati a considerare legittimo che uno qualunque dei 1108 consiglieri regionali italiani, al netto di ciò su cui la procura detiene in custodia cautelare Fiorito e lo sta indagando, ma al netto di quello, cioè di soldi che si è preso in più, lui legittimamente guadagnava il 50% in più di Barack Obama, il 50% in più, cioè la somma delle cose legittime che porta a casa un consigliere regionale che è capogruppo e presidente di commissione, più la legittima attribuzione, perché la legittima è quella delibera, dei fondi pro capite del gruppo, fa in dollari 630.000 dollari l'anno e Barack Obama ne guadagna 411.000. Noi ci siamo abituati a questo, è legittimo tutto questo, che il presidente del Molise, viva i molisani per carità, però Molise così, guadagna da solo come un decimo di tutti i governatori degli stati americani, cioè ci vogliono 5 governatori degli stati americani per fare quello che guadagna il presidente Texas, California, esatto, compreso, New York, cioè, ecco, un sistema così è un sistema che alla fine Grillo può dire qualunque stupidaggine economica, ma la gente dice quella è l'unica scopa. Però era già uscito nel 2006-2007 con il libro di Stella, La Casta, era già venuto fuori tutto e poi dopo poco si è tutto acquietato. Si è tutto acquietato, mica tanto, perché diciamo sono due anni
che pian piano l'onda si è fino ad arrivare. La differenza però, parliamoci chiaro, la differenza che fa esplodere il vulcano è la terrificante autodistruzione del centrodestra italiano, a cominciare da quella dell'immagine del suo leader, che infatti non cade per politica, che si dica, non cade perché ha fatto il contrario di quello che permetteva i voti su tasse, Stato e debito, ma cade perché nella credibilità della sua persona, di quello che faceva personalmente, si sfascia, e si sfascia contro un muro, facendosi un male del diavolo, che era la sua vera forza, poi per cui poteva incantare milioni di italiani, una volta sì, una volta no. Sfasciato quello, diventa evidente tutto quello che c'è sotto. Cade anche... No, quando Scalfari ieri mi ha fatto molto ridere, su Repubblica, sorridere, va, ridere sembra mancanza di rispetto, Scalfari dice, a proposito di Paolo Flores Arcais, Travaglio, eccetera, eccetera, questi mi sembrano, parole sue, spostati e pericolosi. Io dico, ma guarda un po', ma queste sono tutte cose che vengono dalla vostra pancia. Andavano bene finché si trattava di distruggere Berlusconi. Adesso, siccome non si fermano sull'attenti e dicono al PD vinci e accomodati, ma applicano lo stesso sistema a tutto il sistema, allora non vanno più bene e diventano spostati. No, se abbiamo detto che è in difetto, però mi permetto che è in difetto Scalfari, no? Io dico semplicemente, se uno scatena le forze, poi non può pretendere di dire come il vecchio mago Merlino, incantesimo finito, tornate tutti quanti nel vaso degli spiriti, perché no, non ci riesce, come ovvio. Ecco, questo è il motivo per il quale mi viene da sorridere la sinistra che dice, ah, siete degli spostati. No, sono gli stessi di prima, solo che adesso applicano a tutti, per così dire. No? Sì, l'altro aspetto è che la crisi economica prima si immaginava che finisse in tempi brevi, quindi valeva il vecchio principio che i partiti erano una sorta di mediatori sociali, tali per cui, secondo la vecchia logica craxiana, avevano diritto a un margine di intermediazione. Adesso la crisi morde in un modo terribile, la gente questo tipo di mediazione non lo vuole assolutamente più, anzi riconduce alla politica una delle cause della crisi, o almeno una delle cause del mancato recupero dalla crisi. E secondo me ha ragione, cioè, se pensiamo alla rottura di continuità che c'è nel cuore della spina dorsale italiana, cioè la piccola impresa che lavora sul mercato domestico, artigiani, commercianti, professionisti, questo che poi era anche la spina dorsale del consenso del centrodestra, tanto per essere chiari, lì c'è una strage in corso, una strage, e quello che mi ha colpito oltretutto è la totale distanza anche umana, non parlo solo in termini di politica economica, che questo governo ha avuto di fronte all'incrudirsi della situazione per effetto della politica fiscale che ha adottato, ovviamente. Se andiamo a vedere perché l'indice di fiducia delle famiglie italiane è al minimo da 16 anni, da che viene rilevato, le risposte qualitative degli italiani nel campione dell'Istat erano, prima ancora di capire economicamente quanto ci veniva fuori dalla tasca per l'IMU e quanti davvero fossero gli esodati, cioè la gente che resta a casa senza né pensione né lavoro, per come è stata buttata sul tavolo questa vicenda, coi toni che sono stati usati, abbiamo iniziato ad avere paura su tutto. Questo è il motivo per cui l'Italia è un paese singolare. Negli altri paesi avanzati i consumi tendono a scendere un po' meno di quanto scende il reddito disponibile quando le cose vanno male. Da noi i consumi si contraggono di più della contrazione del reddito disponibile. Perché c'è paura? Ma la paura c'è, è diventato la paura, la depressione, la sfiducia, è diventato l'aspetto di fondo, il rumore di fondo che si coglie da quel tre quarti di PIL che lavora per il mercato. Ma perché in un paese che da sempre il contribuente è rappresentato per il 92% da pensionati, lavoratori dipendenti, in un paese di chi porta i capitali all'estero se li può riportare indietro pagando un 5% che poi non si è ancora, nessuno ha pagato perché non si sa ancora la modalità, perché un governo tecnico di questo tipo dove il ministro del lavoro ha una distanza siderale con la realtà dicendo che i nostri laureati sono schizzinosi quando i nostri laureati lo sappiamo tutti che vanno a consegnare anche le pizze con la motoretta, perché mantiene una credibilità del 53% in Italia? Perché comunque il raffronto è nei confronti di questo, del predecessore. E mi perdoni che non la pianta di ricordare agli italiani un giorno sì e l'altro no quanto è oramai a livelli di, perché l'avesse piantata in 11 mesi c'era una, invece no, lui purtroppo dà ancora del suo, per così dire, e quindi questa roba non conta poco, no? Quindi gli italiani l'hanno capito, in questo io capisco chi come Camillo Langone dice
Io che ci tengo all'identità nazionale italiana, a me l'idea che a un certo punto abbiano fatto così... Alla sovranità. Alla sovranità. E che a un certo punto abbiano il grande concerto delle nazioni, abbia detto fuori, non gli piace. E lo capisco. Agli italiani è arrivato però che questa componente era la componente fondamentale. E quindi Monti rappresenta questo. E a un po' di italiani li rassicura per questo. Li rassicura perché poi è considerato un interlocutore autorevole a Berlino come a Bruxelles come a Washington. Mentre prima stavamo in altre condizioni. Nonostante le tasse vadano a picchiare sempre sui soliti noti. Ma io infatti dico che la differenza è che magari si può essere interlocutori autorevoli, tanto più autorevoli quanto più naturalmente si battono i tacchi di fronte poi alle cose, perché bisogna essere autorevoli ma capaci anche di perseguire poi il proprio interesse, né? Perché l'Europa è un meccanismo cooperativo tra distinti e concorrenti, non è un meccanismo sovranazionale vero, quindi chi ha più forza ce l'ha perché ha fatto buone riforme, perché è più produttivo, ma è anche perché è capace meglio di tutelare i propri interessi e le proprie posizioni. L'Italia non è esattamente un campione da questo punto di vista. Quando è che il movimento si tramuterà in qualcosa che, su quale mettere una crocetta in una scheda elettorale? E purtroppo dovremo decidere rapidamente, perché ci sono comunque prime elezioni in Lombardia e nel Lazio, quindi diciamo che tra poche settimane dovremo prendere questa decisione. Ma questa lista tu come la vedi? La lista di professori universitari, economisti, un target molto alto, però che vuole parlare anche alla pancia delle persone. Ci riusciranno? Secondo me non ci riesce. Ma il problema è che questa lista, fermare il declino, è in qualche modo dovrebbe pescare nello stesso mondo di Montezemolo, ad esempio di Montezemolo, cioè l'Italia di Montezemolo, il movimento di Montezemolo, e cioè sono tutti movimenti che vanno tutti nel centro, no, dell'agone politico, puntano al centro, però poi dopo alla fine sono troppo elitari, diciamo, si presentano appunto come, in modo troppo elegante, no? Abbiamo Montezemolo che è un ricco signore, abbiamo Giannino che è un elegantissimo signore, però invece l'Italia è fatta da persone non tanto ricche, non tanto eleganti, e quindi vedo un grosso problema, voglio dire, nella raccolta di voti. E poi comunque il mondo della produzione, loro dovrebbero rappresentare il mondo della produzione, è già spaccato, perché già vedo appunto dissidi, comunque non sembra che non si presentino insieme, quindi alla fine secondo me tutto fa pensare che vincerà invece il mondo dei consumatori, il mondo dei consumatori di denaro pubblico, il mondo dei consumatori di tasse, quindi i pensionati, i lavoratori dipendenti, che è un mondo che vota tendenzialmente a sinistra. Quindi ecco perché non la vedo benissimo questa... Augusto, tu cosa pensi? Gli uomini dell'economia, gli economisti scendono nell'agone reale, dopo la teoria si scende e si cerca di tradurre, perché comunque i punti di Oscar sono tutti punti ragionevoli, insomma si toccano con mano le soluzioni. Ma io farei un piccolo passo indietro, cioè ormai sono 20 anni che il mondo è progressivamente cambiato. Ma è cambiato in modo non ciclico, è cambiato in modo strutturale e sostanziale. L'esempio del cambiamento è l'arrivo della Cina, che prima era una grande potenza ma che si autoemarginava, adesso è una grande potenza che pretende giustamente di stare al tavolo delle altre potenze che ci sono in giro per il mondo. Questo già dagli anni 90 ha portato a un impoverimento, un indebolimento delle classi medie, che sono il cuore dei partiti e sono il cuore che fanno vincere le elezioni da una parte e dall'altra. La colpa degli economisti, quindi mi assumo le responsabilità in quanto rientrante nella professione, è di non avere spiegato a suo tempo i cambiamenti che noi avremmo dovuto affrontare. Giustamente prima veniva sottolineato... Quindi la crisi viene da lontano. La crisi viene da lontano. Poi gli Stati Uniti hanno risposto alla crisi in un certo modo, cioè quello di favorire la proprietà immobiliare, che poi ha portato alla crisi del 2007, quando a un certo punto si è avuta la cosiddetta crisi dei subprime, che poi ha portato al disastro finanziario che abbiamo avuto nel 2008-2009 con i fallimenti di fatto delle banche, che poi inevitabilmente si è ritradotto nella crisi dell'economia reale, che a sua volta si è ritradotto nella crisi dei debiti sovrani, che è quello che stiamo affrontando oggi molto drammaticamente, di cui l'Italia è un esempio lampante.
Questo tipo di movimenti, come quello rappresentato da Giannino, che cosa significano? Significano che una certa fascia professionale italiana capisce che questa classe politica ci porta alla rovina totale e quindi ci porta indietro di decine di anni, da un certo punto di vista, e comincia a parlare alla gente e comincia a spiegare alla gente quello che è successo e soprattutto comincia a dire alla gente: guardate che il cambiamento che c'è stato non è recuperabile nello spazio di alcuni anni e soprattutto non si può più tornare indietro. Ora, fare questo tipo di discorsi è molto difficile. Soprattutto in un paese che ha sempre voluto i condottieri forti, no? Ha sempre voluto Napoleone al comando. Oppure delle promesse. Giannino non può fare delle promesse, perché è una persona seria, non può fare delle promesse che sa di non poter mantenere. Invece la politica, purtroppo, ha bisogno di fare promesse. Noi eravamo nati per includere, per allargare. Nel frattempo abbiamo dovuto constatare che c'è un pezzo di società civile italiana che invece ha detto: no, voi siete troppo irregolari, non ci fidiamo di voi. Una parte di società civile d'area, però. D'area, sì. Anche perché, sa, io faccio una domanda su questo e la domanda è priva di risposta. Cari signori, perché noi siamo per includere, non gente dei vecchi partiti, sul debito delle tasse, queste sono le nostre idee, come si fa ad abbassare i contributi ai giovani, perché bisogna farlo pensando che anche lì, siccome il giovane oggi non ha il reddito disponibile e i diritti di chi è più avanti, bisogna abbassarli per poi dire: quando vai più avanti noi facciamo un riequilibrio attuariale di quello che devi. Però, al di là di questo, ci date una risposta? Cioè, voi state costruendo pezzi di società civile che poi vanno con pezzi di partiti e insieme al PD a mettere la patrimoniale? Questa è la mia domanda di fondo. Se non mi rispondono su questa, io a quel punto dico: beh, io una patrimoniale penso invece di essere dalla parte di chi dice c'è un'alternativa, la deve pagare lo Stato la patrimoniale, non la gente. Sì, vorrei fare una domanda. L'esempio che lo Stato paghi una patrimoniale c'è già stato nell'Ottocento, che però ha dato risultati assolutamente insoddisfacenti. Giusto. Perché dovrebbe funzionare adesso? Cioè, tutti siamo d'accordo che dovrebbe essere, la patrimoniale dovrebbe venire dal capitale accumulato negli anni, nel secolo e mezzo. In che modo lo Stato potrebbe essere in grado di raccogliere quei 300-400 miliardi? Perché gli economisti, pur nella loro modestia figura di oggi per le ben note ragioni, si rendono conto che l'Italia, fino a quando ha un debito pubblico al 125%, è una società assolutamente congelata che non può far niente, né da una parte né dall'altra, perché siamo in una trappola che se l'Italia, in Italia si fa qualcosa, inevitabilmente si ricade sull'aumento del debito pubblico e quindi è il gatto che si morde la coda. Quindi siamo tutti d'accordo, bisogna riportare il debito a 100, fra 90 e 100. Sotto la soglia, attorno al 90%. Che oggi oramai la media dei paesi avanzati. Che è la media dei paesi avanzati, che è diversa rispetto al 60% che si sognava quando è stato fatto l'euro, però la media deve essere lì. Però, in che modo? Prego, prego. In che modo uno Stato come quello italiano, con una burocrazia di tipo italiano e così via, potrebbe essere in grado di recuperare 400 miliardi? Allora, la differenza rispetto all'Ottocento, che è un giustissimo esempio da richiamare, è che l'attivo patrimoniale dello Stato oggi è molto più pinguo, nel caso della Repubblica Italiana, di quello degli altri paesi avanzati, persino molto più pinguo di quello francese e tedesco. E questo non è che lo diciamo noi, sta scritto, portale del tesoro, cioè una sottopagina, attivo patrimoniale dello Stato, con una ricognizione che è ben lungi dall'essere completa, però risale al settembre dell'anno scorso, solo di mattoni liberi intendesi che non ci sono vincoli monumentali, ambientali, eccetera, cioè non è il Colosseo ovviamente, nei parchi nazionali, però di soli mattoni liberi ci sono 480 miliardi là dentro censiti. Allora, qui la domanda diventa: cosa vuoi fare? Vuoi svendere rapidamente? Ma l'esperienza di SCIP 1, SCIP 2, SCIP 3? Abbiamo studiato. Chi li compra? Ecco, chi li compra? Allora, il problema è che per rendere questa cessione di attivi pubblici per abbattere il debito, che è la vera risposta, perché se tu svincoli il conto economico, spese e tasse, la sostenibilità del graduale rientro del debito pubblico, a quel punto, siccome siamo già in avanzo primario, puoi tagliare spesa e diminuire le tasse in contemporanea. Questa è la vera risposta: come si fa a crescere con un debito pubblico di questo tipo. Il problema è convincere i mercati dell'Europa
che noi siamo veramente determinati a farlo, cioè che quella cessione è irreversibile, cioè non è che poi dopo 6 mesi si fa marcia indietro. Allora, per fare questo bisogna farlo attraverso un veicolo di mercato e procedure di mercato, dando tutto il tempo necessario per il passaggio, la ricognizione di valori, da valore di libro a valore di mercato, e poi però ci deve essere scritto: questa roba non rientrerà mai più nel perimetro pubblico. Questa roba qua, spiegata agli italiani come la condizione per la quale recuperiamo i punti di avanzo primario ogni anno di manovra, io sono convinto che gli italiani, quando iniziano a vedersi i soldini indietro che non hanno mai visto fino a questo momento, iniziano a dare un grande consenso crescente per vincere la resistenza della pubblica amministrazione. Guardi, le dico che il mio ministro dell'economia ideale, il primo giorno, sostituisce il ragioniere generale dello Stato, i 2/3 della ragioneria, e un tempo, fino a 2 mesi fa, avrei detto anche il direttore generale del Tesoro. Adesso ce n'è uno nuovo che viene da Washington, sta aspettando il nuovo governo, perché sono loro che hanno scritto i provvedimenti in questi 18 anni, non i ministri. Quando noi abbiamo portato sotto Tremonti, ministro, le proposte per lo smobilizzo del patrimonio pubblico, a ergere una selva di no sono sempre stati i vertici amministrativi. Ecco, ma i vertici apicali sanno come è costituita un'azienda? Mai vista in vita loro. Mi perdoni. Però, scusa, non ho ancora capito chi comprerebbe poi alla fine di tutto questo lungo percorso. Allora, comprerebbe? Perché non ci sono soldi in Italia. Il mondo è pieno di soldi. Ah no, no, gli italiani, gli investitori italiani, allora, però non ci sono. Aggiungo questa cosa qua. Fai un secondo, rifletti un secondo su questa cosa, per cui l'Italia è uno dei pochi paesi al mondo in cui nei prezzi immobiliari, cioè delle case, noi sembra che abbiamo sconfitto la legge di gravità. Negli altri paesi cosa succede? Siccome sono prezzi non artificiali, quando scende il prodotto e il reddito, è elementare che scelga anche il valore delle case. Da noi no. Cala più leggermente, più lentamente. Se vedi la serie storica. Sì, no, ma adesso stanno calando i valori immobiliari. Sempre di poco rispetto a quando cala l'Italia. Allora, da noi i prezzi immobiliari hanno solo 2 tendenze. O vanno in su o non vanno in giù. Sì. Perché? Perché sono prezzi artificiali, sai perché? Perché a rilevarli sono 5-6 grandi osservatori che in realtà lavorano per i fondi immobiliari e per le banche, che hanno l'interesse elementare che i mattoni del loro attivo patrimoniale valgano sempre di più. Però il piccolo particolare è che gli italiani che da 2 anni a questa parte, magari perché hanno bisogno di smobilizzare, di dare garanzia a una banca, cioè, e provano a vendere a quei prezzi, col piffero che lo trovi il compratore. Quindi se noi con un bel po' di cessioni nel centro delle città italiane rendiamo i prezzi immobiliari italiani meno prezzi artificiosi, meno per far favore alle banche, tanto di guadagnato. I 200 stimati, attorno ai 200 miliardi di evasione annua? Ma per carità, i 200 miliardi di evasione annua... Ma lì non sarebbe il caso di cominciare veramente a picchiare veramente duro? Senta, guarda... Chi non paga le tasse? Mi scusi. Pubblico ludibrio. Ma quale pubblico ludibrio? No. Senta un secondo. Dica. No, a noi costa più l'apparato che mettiamo in atto ogni anno aggiuntivo per fare questa cosa che dice lei di quanto incassi. Ci costa di più. Ma perché? Lo sa che ci costa di più? Ma oggi? Sì, oggi. Ma però il problema è che l'adesione spontanea, cioè quando iniziamo ad abbassarle le tasse, non alzarle, diventa incommensurabilmente preferibile rispetto a questa idea della paura, le manette. La paura alle manette è riuscita a spaccare gli italiani in due, i lavoratori dipendenti contro noi poveracci che abbiamo micro società, siamo autonomi, professionisti, visti come il male. Lo Stato si permette, introducendo le deduzioni e detrazioni, sì, di distinguere oramai i contribuenti italiani per fonte di percezione del reddito, e dice: i dipendenti sì, voi tra 2 anni, 3 anni, è una roba totalmente inconsistente. Su questo siamo d'accordo. Siamo d'accordo. Però dov'è l'area, se però c'è un'evasione di 200 miliardi all'anno, ma questo, dov'è l'area dove si può? Questi 200 miliardi, adesso mi faccia fare lo statistico. Sono 200 miliardi? Questi 200 miliardi che noi, di cui ci riempiamo la bocca ogni anno e sono sempre lì. È come l'Istat che calcola ogni anno il PIL in nero, sempre 16,8 punti di PIL. Secondo lei il PIL in nero è sempre uguale da 20 anni? Ma ci rendiamo conto, se vogliamo informare la gente che siamo vittime di semplificazione statistica, che sia 200 miliardi, chi ce lo dice? Non lo so. La verità è che non lo sappiamo. È rilevante? Sì, diciamo che ci sono studi disaggregati, uno va dove c'è l'Agenzia delle Entrate e vede che ci sono regioni italiane in cui l'evasione dell'IVA addirittura arriva al 70% dell'IVA e altre in cui sta nel 12-18% e così via. Non è che non sappiamo dov'è. Sì. Sa se dovessimo intervenire davvero, per essere chiari, dove c'è il 60-70% di evasione dell'IVA, cosa succederebbe? Secondo lei dov'è che c'è questa roba? In Calabria, per essere chiari. Cosa succede se improvvisamente lo Stato scatena i baschi verdi della finanza in Calabria e inizia ad andare in ogni posto dicendo pagate l'IVA che al 70% evadete? Mi dia una risposta. Secondo lei cosa succede? C'è il plauso generale?
No. Guardi che le grandi, cifre, generale... le grandi cifre dell'evasione, la gente ha idea che vengano fatte. Si vada anche al nord. Dai, ma no, ma si vada anche al nord, che come totale di imposta evasa sta più in su, ma come percentuale di evasione sta più in giù. Certo, ma è sul totale che dobbiamo provare. Sta più in giù vuol dire che lì c'è un'adesione spontanea molto più elevata. Sì, d'accordo. No, ma il problema è che però i grandi numeri, sa, sono sulle grandi percentuali. No, io lo dico semplicemente perché come il ragionamento... Quindi la risposta sul perché non si aggrediscono le aree con ad alta percentuale diffusa di evasione sta nel fatto che la Repubblica Italiana è andata avanti per decenni voltandosi dall'altra parte. A patto di essere chiari, non riguardano gli autonomi professionisti e ricchi industriali, riguarda la stragrande maggioranza della società italiana. Certo. Perché nel sud è ictu oculi. Riguarda moltissimi commercianti. Il commercio in questo momento è alla canna del gas. Se noi chiediamo altri soldi, anche i soldi evasi al commercio, chiudono quasi tutti i piccoli negozi. Questa è la realtà delle cose. A Parma, non a Reggio Calabria. Ma figurati, lo Stato oramai, sì, anche a chi non è mai evaso le tasse e si trova privo di circolante e di liquidità e di fronte alle cartelle va alle amministrazioni tributarie dicendo ma io vi ho sempre pagato, voglio pagarvi, non c'ho i soldi. L'amministrazione tributaria dice comunque chiudi. Questa è una modalità e su questo siamo d'accordo. Io volevo semplicemente dicendo che se vi si rispetta la legge, se tutti pagassero per quello che guadagnano... Fino a questo momento la risposta sarebbe che lo Stato si terrebbe tutto. Questo va invertito. Ecco, esatto, questo va invertito. Mi dispiace, fino a che noi non vedremo un soldo venirci indietro, il meccanismo spontaneo... Le due cose devono... Perfetto, un passo iniziamo una però parte, un passo a che lo Stato... Dunque, siamo fatto un conto del PIL nominale dal 2006 a oggi, realizzato in Italia, al netto della componente truffaldina del 17% che l'Istat ci mette dentro. Facciamo il PIL nominale che viene dall'Italia che paga le tasse, ok? E vediamo qual è stato l'aggravio di ciò che lo Stato si è preso dal 2006 a oggi. La sa una cosa? Che su 121 miliardi di PIL nominale aggiuntivo dal 2006 a oggi dell'Italia, la pretesa fiscale dello Stato si è cresciuta di 141 miliardi. Sa cosa vuol dire questo? Che l'incentivo a crescere non c'è, perché tutto quello che io aggiungo, lo Stato se ne prende di più. Allora, è lo Stato che deve cominciare a cambiare marcia. Deve fare il primo passo. Lo Stato che pretende di essere il fondamento etico di un ordinamento e costituisce i suoi interventi fiscali sulla violazione di elementari principi. Io questo la davo come una precondizione. L'avete come una precondizione, ma fino a questo non momento neanche con Monti c'è non stata. È così, non ci così. Hanno provato anche loro a fare le deduzioni retroattive, ci hanno provato anche loro. Il tempo stringe. Grazie. Prego, Oscar, grazie. Grazie Camillo, grazie Augusto, grazie anche a voi e ci vediamo come sempre martedì prossimo. Shocks him, I know. Why ask if Shad do it? Way to bring me Shad and Row in shallow shows. English souls do it. Goldfish in the privacy.